Codisti in pausa pranzo, finite gara 1, Daniele Valeri, dominatore di gara 1 della QX3, comunque bella combattuta questa gara, grande Daniele, vinci sempre, porti sempre a casa la prima posizione, ma ogni volta sta cominciando a diventare dura. Sì, e poi sono partito male. Sì, non te vedevamo più, ha detto, ma forse sei dimenticato di raggiungere il cancelletto, non arrivavi più alla prima curva. No, sono partito male e dopo mi sono messo sotto e sono riuscito a recuperare. E dopo ho tamponato Galli perché si era girato. Sì, abbiamo visto anche un momento molto pericoloso, sì, perché avete rischiato tutte e due di uscire fuori di gara. Forse un po' troppo aggressiva la sua gestione delle ups a nostro parere. Cioè, è andata comunque bene perché non c'è stato un incidente, ecco. Senza nessuna volontà da parte di Galli sicuramente di farla, però un'aggressività che lo ha portato a perdere il controllo sulle waves, perché ormai si chiamano waves, sono un po' più basse, sulle waves prima del tornantino. È un Daniele Valeri che è arrivato lanciato e si è trovato Galli praticamente piantato con il motore spento e non ha potuto evitare il contatto. Sì, poi mi si spende pure a me la moto e siamo ripartiti quasi pari e dopo l'ho sorpassato. Bella lotta al salto della casina, sì, tra i due, con un Valeri che non voleva mollare e è riuscito a prendere la prima posizione. Daniele, ti vediamo veramente a tuo agio quando riesci a prendere la testa e ad imporre il tuo ritmo. Sì. Sì. Allungare, andare via la tua moto, migliora ogni entrata bene. Pista? Sì, va bene. Abbiamo visto che va bene, Daniele, le vinci tutte. Daniele, i nostri complimenti, veramente una bellissima gara e ti aspettiamo per una gara 2 e per ovviamente il risultato di giornata. Grazie.